attenzione all'assenza della nostra giocatrice più rappresentativa, che è stata un po' pareggiata dopo l'infortunio di Cignani per la caviglia, partita che abbiamo quasi sempre condotto con abbastanza sicurezza, e è stata una finale che è stata fatto poco senza magari le emozioni delle semifinali, però ci ha concesso di conquistare il podio, che per noi è un grande risultato. Beh, sono molto soddisfatto della mia squadra che dopo 3 minuti di infortunio Cignani, il suo leader, sia come realizzatrice che come rimbalzista definitiva della squadra, la squadra è riuscita a reagire, abbiamo giocato grande parte della partita, con volte 93 in campo e per 5 minuti del quarto quarto con 5 a 93 in campo. Quindi abbiamo preparato un po' anche questa finale under 17, speriamo che l'infortunio di Cignani non sia grave. È bello la pallacanestro delle finali, non sono andato, l'umore cambia e si passa dalla gioia di una vittoria sperata e grandiosa a una sconfitta nella partita della vita. Tecnicamente è difficile focalizzare un pochino qualcosa di successo, loro se la sono giocata bene, noi tanti errori dovuti anche alla stanchezza, se sui piedi per terra e sui piedi liberi, difficoltà nel pressarle con una certa continuità. Sono andate avanti, sospinte dal pubblico, sospinte da migliore organizzazione di gioco. Abbiamo rimontato un po' col cuore, un po' con gli attributi fino almeno 3, un po' più piccoli episodi. Quella stoppata data su Madonna, pulita, Madonna che prende il rimbalzo, subisce fallo, torna più 5 e riperdi in mezzo alla partita il treno che hai ripreso con le unghie e gli artigli. Brava Udine, faccio cosa grande a tutte le ragazze che probabilmente chiudono un ciclo durato 5 anni, ma che non dovevamo vincere lo scudetto, festeggiare, fare una cosa storica del nostro piccolo paese. Spero sia soltanto di strono per continuare l'attività delle ragazze, sia quelle più brave della Lega, nelle massime serie che per la giocatrice. Per me è un onore grande, grande esserci stato per Udine, un'organizzazione perfetta, persone stupende, spero di trovare presto. Felicità al massimo per tutti noi, uno scudetto vinto con un progetto partito tanti anni fa per questa società e che è coronato con uno scudetto in città ad Udine, che è la cosa più bella che ci potesse capitare. Siamo felicissimi e siamo contenti che è successo davanti a un pubblico numerosissimo e merito da condividere con il mio staff tutto, dentro il mio signor assistente Massimo Spicci e tutte le ragazze che hanno lavorato con me per un anno intero, ma il progetto è partito tanti anni fa e finalmente sono riuscito a crescere con la mia.